E un saluto a tutti quanti dal vecchio bastardo e dal canale Tarfone. Come sempre vi ricordo la cricca del sottosuolo. In questa schermata potete vedere tutti i canali che hanno aderito a questo progetto, a questa iniziativa. Mi raccomando, seguite anche gli altri, ciascuno di loro offre a vostra disposizione contenuti diversi, ma vari. E sicuramente troverete qualcosa che sarà di vostro gradimento. Allora, cos'è che andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere questo lavoro qua. Oggi non continuiamo la campagna con la Pertosa Lavoro Attila con la mod Medieval Kingdoms 1212, ma visto che oggi Art Studio ha rilasciato la terza versione del suo lavoro per la mod 1220. Andiamo un po' a scoprirla insieme. Intanto sapete che in questi giorni sono purtroppo privo di connessione fissa a casa, c'è un guasto in zona che ancora purtroppo non hanno risolto e spero che da domani la cosa si è risolta, quindi potrebbero esserci delle problematiche non dovute alla mia volontà, ma per il problema della connessione, che adesso sto facendo la live tramite la connessione del cellulare. Nel caso vedessi che la qualità dello streaming non fosse buona, sarei costretto ad interromperla. Allora, Art Studio, con tutte le sue problematiche che in parte vi abbiamo raccontato se ci seguite in passato, però oggi ha rilasciato appunto la versione 1.5.3 della mod sempre per Attila, la 1220. Allora, vorrei questa live che dovrebbe concludersi entro le 6:30 farvi vedere un po' di cosette, intanto per iniziare. A livello di battaglie, per chi è appassionato, per chi preferisce i multiplayer, le battaglie si possono fare, non c'è nessun problema. E vi dico che possono usare le varie fazioni presenti nella mod. Per quello che riguarda l'aspetto della campagna, vi faccio notare che è possibile giocare la campagna in multiplayer, a differenza della 1212 che ancora non ha rilasciato la versione multiplayer per la campagna. La 1220 invece già presenta questa possibilità e vedete che ci sono diverse partite in corso proprio con questa mod. Per iniziare la campagna si preme The Power and the Glory e qui avete la schermata in cui si
possono vedere tutte quante le varie fazioni. E ve le faccio vedere. Nei Balcani abbiamo la possibilità di giocare o con l'Impero Latino o con l'Impero di Nicea. Impero di Nicea che stiamo giocando la partita invece da 1212. Poi Europa meridionale, abbiamo la possibilità di giocare con il Regno di Sicilia, con la Repubblica di Genova, con il Regno di Castiglia e con la Repubblica di Venezia. Quindi ragazzi, abbiamo le fazioni italiane, che sono quindi ben tre: Venezia, Genova e Regno di Sicilia. Nell'Europa occidentale abbiamo il Regno di Francia, Regno di Scozia, Regno d'Inghilterra e Sacro Romano Impero, quindi non ci sono variazioni rispetto alle versioni precedenti. Europa dell'Est abbiamo il Granducato di Lituania, il Regno di Boemia, il Regno di Ungheria e il Regno di Polonia. Ordini religiosi, Regno di Gerusalemme e Ordine Teutonico. Scandinavia, Danimarca, Imperi orientali, Sultanato Ayyubida e Califfato Abbaside, Principati slavi, abbiamo il Granducato di Kiev, la Repubblica di Novgorod e il Principato di Vladimir Suzdal. Per ogni fazione abbiamo la miniatura dell'attuale leader della fazione, tutte quante secondo me molto molto belle. Una piccola miniatura qui che riassume un po' in sintesi la fazione sia a livello militare che architettonico. Lo vedete ben presente le differenze in queste che vi sto facendo vedere. Da questa parte abbiamo un riassunto storico della fazione e questo è una cosa che è un riassunto che trovate per ciascuna delle fazioni, i tratti culturali e i tratti specifici di fazione. Da questa parte potete regolare la difficoltà della partita. Qui sotto trovate indicato l'anno di inizio della partita e la sfida iniziale. Bene. Ci ho detto, io vorrei fare questo scopriamolo insieme a voi con una fazione italiana. E nello specifico lo vorrei fare attraverso la Repubblica di Genova. Sfida difficile e ce la giochiamo a Very Hard. E andiamo a startare la campagna. Anche questa bellissima schermata di passaggio era già presente, ma è comunque una schermata molto bella. Vediamo cosa avrà implementato Art Studio. Vediamo un po' cosa ci riserva il suo lavoro. Allora, questo è l'aspetto della mappa di campagna. Non ci sono decisioni in più da prendere invece come riguarda certe fazioni nella mod 1212, ovvero sia giocando noi l'impero di Nicea, riformare l'impero bizantino una volta che avevamo preso Costantinopoli, oppure per certe fazioni formare l'unità d'Italia. Qui questa cosa al momento perlomeno non c'è. Troviamo le solite tasti: la diplomazia, tecnologia, commercio e finanze e obiettivi. Obiettivi che riguardano gli obiettivi di vittoria, perché al momento quando iniziamo non abbiamo missioni attive e abbiamo la vittoria minore, la vittoria militare, la vittoria culturale e il trionfo divino. Queste sono le diverse possibilità di concludere con esito vittorioso la campagna che stiamo giocando. Allora, andiamo a dare un'occhiata tanto alla nostra fazione. Iniziamo a guardare la famiglia, direi.
Allora, Adorno è console della Repubblica, ma il sistema non è proprio una Repubblica perché vedete che la nomina è comunque per discendenza dell'erede, è da noi nominato. Adorno ha 43 anni. Ha 43 anni, sua moglie Albertina ne ha 40, abbiamo quattro figli, di cui due maschi e due femmine. Abbiamo Adolfo, che è un generale di già 27 anni, Amato di 22, che è l'erede ma non ha cariche attive. Abbiamo Elma come figlia di 14 anni e Viviana di 20. Ok, nessuna delle due si può organizzare un matrimonio perché non hanno sufficiente influenza nel caso di Viviana e nel caso di Elma, avendo 14 anni, non è possibile ancora farla sposare. D'accordo. Vediamo un po'. Adolfo vorrebbe prendere la carica di Gastaldo, che più influenza personale attorno, più uno di lealtà, più 10% di ricchezza dagli edifici agricoli. Come stabile, ok, va bene. Quindi le varie cariche poi successive richiedono inizialmente comunque di sbloccare Castaldo. Bene, quindi andiamo a nominare, a vedere quali sono i possedimenti. Abbiamo Genova, che fa parte della provincia della Lombardia. Art Studio ha mantenuto la struttura originaria del gioco, quindi con le province che hanno una capitale e due insediamenti minori, a differenza della 1212, dove ogni insediamento è in pratica una provincia, e in più abbiamo Ajaccio il Corsica. Ma Quindi qui non che siamo proprio per niente, no. che Resena sia della Lombardia, ma proprio per niente, 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 Non eh? le Ciao torna, ragazzi. non le torna. Ciao Lore, ciao. Ciao ragazzi, ciao Max. Sono passato così per fare un saluto e più che altro per vedere benissimo come stai presentando il tutto. Purtroppo ragazzi, scusatemi, mi farebbe tanto piacere stare con voi a chiacchierare tutto. Purtroppo il dovere Tanto ti chiama. sto mostrando da vicino la tua Genova. Oddio, visto così sembra che stia bruciando, poverina. Ma quell'effetto è perché c'ero io sopra col Sì, mouse, perché fa vedere la lo so, zona di lo so. influenza, ti tolgo il mouse sopra e te la puoi ammirare senza quell'effetto incendio. Sì, lo so, era la cosa. Bene, bene, ma comunque ti dico, ho visto già tutto. Comunque, momento super quark, la carica da Doge iniziò nel 1339 con il leggendario Simone Boccanegra. Max, ti ho rovinato abbastanza la live, No, assolutamente, figurati. ti lascio ai ragazzi, siete nelle mani migliori di tutto il canale e ci sentiamo. Ciao ragazzi, Ciao, ciao grazie, ciao. ragazzi, buona serata, ciao ciao. Ciao. Allora, grazie a Lorenzo e alla sua apparizione. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Quindi, vi dicevo che la struttura è rimasta immutata dal gioco, non come la 1212, quindi possiamo comunque, direi, già nominare dei governatori. Non c'è un limite, praticamente non è l'Imperium che ci decide quanti governatori assegnare, meno male. Quindi possiamo nominarli a nostro piacimento. Quindi direi di prendere Amato, che è l'erede, e fargli governare la Lombardia. Mentre vediamo un po' cosa abbiamo qui. Bertold, mi stanno riempiendo di messaggi. Scusate, fatemi un attimo controllare perché me ne sono arrivati non so quanti tutti insieme. No, in realtà meno di quelli che pensavo. Vabbè. D'accordo, poi dopo finirò di guardare gli altri.
No, lui direi che si presta molto più ad essere un generale, ha un più 3% di tasse della provincia governata, ma non è che mi convinca troppo. Mentre andiamo a dare un'occhiata ad Anastasio. Anastasio, regione e provincia, crescita più 5, molto bene, costi di manutenzione meno 2%, ordine pubblico più 2. Anastasio sarà il nostro governatore in Corsica. Con fedeltà di 5. Va bene, vedremo di eventualmente rafforzare questa fedeltà in futuro. Poi direi che i nostri figli maschi devono sposarsi, assolutamente. Viviana non la farei sposare perché i suoi punti di influenza ci possono servire, uno per cercargli marito, ma deciderlo noi, l'altro per le azioni politiche che ci servono a volte fare. Allora, andiamo quindi in diplomazia e scopriamo come è messa la nostra fazione. Repubblica di Genova, cattolica, Adorno come capo fazione, 43 anni, siamo a rango di forza 18, non granché, conosciamo il livello di forza 1, c'è cioè la Francia come livello di forza 2 e così via, Venezia è a 13 per esempio. Siamo alleati difensivi con il papato. Siamo alleati militari con il Sacro Romano Impero e siamo in guerra con la Borgondia. Borgondia che di qua non c'è il Regno di Francia, di qua c'è la Provenza, qui c'è la Svizzera. Borgondia che è qui e quindi per venire da noi o noi da loro dovremmo attraversare un altro stato a cui richiedere eventualmente un transito militare. Non lo so, non lo so. Comunque, iniziamo a cercare moglie ai nostri figli. Cerchiamo di farlo restando nell'ambiente cattolico, se ci è possibile. Fiandre. Fiandre. Questa idea meno 1 di 0 e chance di avere figli legittimi no. Mentre Istriana è intelligente, più 2 di influenza personale a turno, più 1 di influenza personale per situazioni specifiche. Ciao Kyle, benvenuto, grazie, e più 1 di cunning per l'eventuale marito. Oggi vediamo Kyle, la versione appena oggi rilasciata da Art Studio, la versione 1.5.3 della sua 1220. Comunque, continuiamo il giro e vediamo se possiamo trovare qualcosa eventualmente di meglio. Provenza nulla, Tolosa nulla, Aragona nulla, anche qui mi sembra che il problema delle principesse deve essere proprio atavico, però la vedo un po' più alto geograficamente rispetto alla scorsa volta. Sì, Kyle, per quello che ti dicevo, oggi porto a far vedere il nuovo lavoro di Art Studio, l'evoluzione del suo lavoro, e ho deciso di prendere Genova perché la 1220 ha immesso come fazioni giocabili ben 3 fazioni italiane, che sono Venezia, Genova e il Regno di Sicilia. Bavaria. Niente, neanche qui. Serve ancora installarla come le patch precedenti? Sì. Oltretutto devi essere amico di Art Studio su Steam, però per le modalità che ha Art Studio, che sono comunque sia un po' discutibili per certi versi, Art Studio ti deve concedere l'amicizia e per concedertela devi in pratica, come dire, pagarlo, devi sostenere il suo lavoro.
Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo come lombarda una avvelenatrice per un generale, ti dirò che potrebbe anche essere. No, ma il primo è amato. Amato. Ok. Bene, da vedersi. Amici, amici, poi ti fregano la bici. Sì, insomma, arte studio è un po' particolare. Sì, è decisamente un po' particolare. Allora, Sassonia. Sassonia, non malaccio. Silesia. Conosciamo un sacco di fazioni, eh? Con cui dovremo stipulare tanti accordi. Boemia. Nessuno. Danimarca. Francia. No, scusate, siamo passati all'aspetto del commercio, ma quello lo volevo fare dopo. Polonia. Nulla, siciliani. Bellissima. Però lui per il momento ci va a fare governatore, questo qua. Semmai a suo fratello dopo. Pisa. Di nuovo un'avvelenatrice e Nidintu, che cavolo di nome è per una pisana? Ora, vabbè che i pisani sono strani, ma Nidintu e Belezunu, boh, mi lasciano un po' interdetto come nomi. Gente strana, i pisani lo sappiamo, ma non così tanto, pensavo. Questa vediamo un po'. Ordine pubblico più uno, molto interessante questa Fridino, questa Svizzera. Sì, molto localizzati, anche questa Vilge Fortis, un po' troppo verso una Svizzera, ci può stare, ma insomma mi sembra ancora un po' più a nord. Io direi che questa Fridilo comunque ci può stare, più 2 di influenza personale a turno, più 5 di influenza religiosa alla religione di Stato quando governa, più 1 di ordine pubblico. In alternativa possiamo pensare com'era la prima che avevamo trovato, quella delle Fiandre. Be most welcome. Your words will find an attentive audience. Intelligente. No, andiamo, direi che andiamo sulla Svizzera. Andiamo Well met, friend. sulla Safe to say your Svizzera, words and prendiamoci tango agreement with the Fridilo Swiss of them. e ci facciamo, direi, anche pagare. Vediamo un po', 700 ancora alta, 1100 moderata, 900. Direi che 900 ce la portiamo a casa. Bene. Poi, c'era. Vediamo un po' chi era. Welcome, welcome, my friend. I will give ear to you and give tongue to the people's words. C'è questo qui. Pisana che per Adolfo, che è un generale. Sì, adesso vi faccio vedere anche questi aspetti, Kyle. Ora vi faccio vedere anche questi aspetti. Un attimo che preparo alcune cose, poi faccio un salvo per farvi vedere queste altre cose. Però per non mischiarmi con gli amici pisani, magari ci rifarò un video, Kyle, per farvi rivedere come andare a
a installarla. Allora, Umberta, 18enne, più 2 di influenza personale a turno, interesa più 2, autorità più 1, che per un generale mi piace. Quindi andiamo a prendere la bella siciliana e facciamo a sposare con Adolfo. E ci facciamo anche in questo caso pagare. Troviamo 1200 alto, molto bene. Uberto e Fernanda già hanno un senso, sì, concordo con te. 1500 ancora alta, ringraziamo tantissimo gli amici siciliani. 1800, cioè ci danno tantissimo per prendere Umberta. 2004, 3000 e alta, ci danno il massimo. Ci danno il massimo. Ma perfetto, veramente perfetto. Allora, poi torniamo a finire l'aspetto diplomatico e poi ti faccio vedere. Sì, una bella e importantissima dote all'inizio, ragazzi. Avere subito dei bei soldi da spendere all'inizio fa estremamente comodo. Che fa estremamente comodo. Mi aspettate un secondo solo, che vado a prendermi un attimo del caffè e torno subito. 10 secondi, arrivo. Ok, eccomi. Dunque, a livello diplomatico, vediamo di terminare con tutti gli accordi commerciali e quant'altro fatti di non aggressione che ci possano servire in questa fase. Allora, io direi di non fare troppi accordi con i nostri più prossimi vicini, come è un po' il mio approccio iniziale alle campagne, perché possono essere quegli stati che andiamo a conquistare per primi. Quindi la Sardegna è in mano a chi? Ok, allora quindi torniamo sulla diplomazia. Il califfato Almohad non ci vede molto bene, è in guerra contro la Castiglia. Fiandre, che è un puppet del Sacro Romano Impero con cui abbiamo un accesso militare. Provenza non ci vorrei fare niente perché è confinante con noi. Tolosa potrebbe essere un obiettivo dopo, per avere almeno due città della provincia, quindi anche Tolosa lascerei perdere. Aragona invece, che ci vede anche bene, anche se in deterioramento, facciamo un patto di non aggressione che è alto, e un patto commerciale che ancora è alto, e quindi ci paghi 900 e alto, molto bene, 1200 e alto. Ah, proviamo 1.800, moderato, 1.500 alto, quindi facciamo un bel 1.800 e ci portiamo a casa anche questi soldi qua. Molto bene. Castiglia uguale, io andrei a farci un trade, un patto di non aggressione e un pagamento, e vediamo anche qui dove andiamo. 1200 è moderato, 900 è alto, quindi ci portiamo a casa anche 1200 fiorini in più. Ottimo. E scopriamo anche il regno del Portogallo. Ciò. Ducato d'Austria, sei lontano, non me ne preoccuperei. Bavaria, che sei un puppet del Sacro Romano Impero. Non possiamo commerciarci, quindi per il momento lascerei stare. Con il Brabante, anch'esso vassallo, puppet del Sacro Romano Impero, invece, visto che abbiamo anche dei buoni accordi già di partenza, un trade, non possiamo farci altro, perché essendo puppet non possiamo farci un patto di non aggressione. Ci paghi, visto che è alto, vediamo un po', spingiamoci a 1100 e basso. Quindi 700 è moderato. Dai, facciamo un 500. Accettano. Non ci prendiamo molto, ma comunque c'è sempre dei soldi che ogni turno dallo scambio commerciale ci vengono. Burgundia. Allora, non confiniamo direttamente. Dovrei passare attraverso i territori di altri, che non è detto che mi possano
dare il permesso, e considerando le mire che avrei in mente, una bella pace è moderata. Hanno accettato. Dai, una bella pace senza scambio di soldi né nulla, ma mi sta bene. Lombardia, non credo proprio di farci niente. Sassonia, sei ben lontano e non possiamo commerciare, non me ne importa tanto se è un puppet del Sacro Romano Impero. Silesia, ben lontano, non ci commercio, non ci faccio niente. Sacro Romano Impero, la Provenza è Sacro Romano Impero oppure libera? Mi sembra che sia libera, a differenza della 1212. Sì, Kyle, è libera. Sacro Romano Impero, che è in guerra con gli Ayyubidi, noi ci siamo alleati militari, attenzione, non possiamo commerciarci, non possiamo chiedere niente in più My di lei, friend, infatti, we welcome. d'accordo. Boemia, sei lontano, non posso commerciare, non mi interessi. Danimarca, proviamo You have the power, a my brother, fare but un those trade words e are basta. worthy of my Una life. patto di non aggressione basso, solo patto di non aggressione, non ne volete sentir parlare. Va bene. I Inglesi, welcome you on behalf inglesi, of the people. trade You live to your basso, words. patto di non aggressione basso, solo trade, solo patto di non aggressione moderato, ma lasciamolo perdere, vorrei farci qualche fiorino con gli inglesi. Regno di My Francia. Dovrei friend, we welcome controllare, ma magari è grace of Christ, giusto. Savior to you. 1220 dovrei controllare anch'io, sinceramente, Kyle. Anche perché comunque, come nella 1212, ha un botto di vassalli il Sacro Romano Impero. È veramente un botto. Magari liberarne uno ci sta anche in funzione del gioco. Allora, Regno di Francia. Sì, anche secondo me, dai, concordo. Regno di Francia, il trade è alto, ci mettiamo anche un patto di non aggressione, rimane alto, quindi ci paghi, speriamo profumatamente. 1200 è alto, attenzione, 1500 ancora è alto, passiamo a 200 è moderato, 1800 è alto, addirittura ci danno 2100 fiorini. E poi passo al Regno di Sicilia. Adesso andiamo a vedere anche il Regno di Sicilia. Tanti fiorini del Regno di Francia, con la Navarra non ci facciamo niente, Polonia che può commerciare con noi, Noble friend, what quindi honor you do us. patto di non Come, say aggressione, your patto words. commerciale è alto, quindi anche i polacchi ci pagano, 1200 che siamo messi è moderato, 900 rimane moderato, proviamo così, accettano, molto bene, molto bene. Abbiamo anche la Svezia scoperta. Portoghesi, con cui mi starebbe bene sia un patto di non aggressione che un accordo commerciale alto, ci paghi. Stiamo facendo diversi soldi, ragazzi. Proviamo direttamente con 900. No, 900 per loro è troppo. Allora, aggiungiamoci un patto di non aggressione e ci paghi 700, ancora è troppo. Questi portoghesi proprio vogliono lesinare. Che vogliono lesinare, eh? Vabbè, contentiamoci di 500. Vabbè, dai. Comunque sono 500 fiorini che portiamo in più. Regno di Sicilia, che in questa prima fase te sei in guerra con l'Aragona e con la dinastia Afside. Regno di Sicilia, che in questa prima fase perlomeno ci siamo anche sposati con una bella siciliana da poco. Proviamo a farci un patto di non aggressione e un trade. È alto, quindi ci paghi anche 1100, altissimo, ragazzi. I siciliani, tra il matrimonio e questo accordo, ci pagano un sacco di soldi. 1900 è moderato. 1700 moderato, proviamo. Accetta 1700. I siciliani davvero ci hanno riempito di soldi. Col Papa ci siamo alleati. Ci
abbiamo l'accesso militare, abbiamo l'alleanza difensiva, non mi preoccuperei. Pisa eviterei, Venezia. In questa prima fase, magari è bene che le repubbliche marinare rimangano quantomeno genovesi e veneziani in buoni rapporti. Veneziani che sono in guerra con la Serbia. E dai, facciamoci un patto di non aggressione e un patto commerciale alto, quindi ci paghi. 1200 alto, stiamo facendo davvero tanti soldi, ragazzi. 1800 al moderato, 1500 alto, quindi 1800. Poi adesso, appena finito questo, vi faccio vedere le altre cose del lavoro di Art Studio, quindi Kyle, ti farò vedere quello che avevi richiesto prima. Svezia, con cui facciamo un patto di non aggressione e un trade alto. Sì, davvero tantissimi soldi. 900 è moderato. 700 è moderato. Ciao Bruschetta Lagante, grazie di esserti iscritto alle nostre schiere. Grazie del follow. E anche la Svezia. Terminiamo. Con la Svizzera non ci faccio niente perché potrebbe essere un obiettivo iniziale. Allora, scusate, faccio un save per farvi vedere quelle altre cose, perché sarò costretto a fare una cosa che in realtà adesso non vorrei fare. Quindi scusate se faccio questo salvataggio. Ciao di nuovo, bruschetta, ottimo nickname direi. Io spero che a te piaccia la bruschetta ben agliata. A me al sottoscritto piace decisamente ben agliata. Allora, volevo farvi vedere due cose. Intanto i mercenari ci sono, sono presenti, li potete vedere qua. E ottimo bruschetto, sono quindi disponibili per qualunque fazione. In più, voglio farvi vedere il discorso dei porti. Discorso dei porti che abbiamo la divisione inizialmente. Porto senza specializzazione che poi potete trasformare in porto di pesca per avere un po' di introiti e un po' di cibo che però vi dà anche due unità navali di guarnigione, il porto commerciale e il porto militare che oltre a darvi più unità di guarnigione vi sblocca anche il reclutamento di certe tipologie di imbarcazioni. E se io adesso, è per questo che ho fatto il salvataggio, andassi a reclutare una forza, per esempio questo, e faccio Raise Fleet, vedete che abbiamo la flotta. Eccola qua. E possiamo reclutare al momento soltanto queste due tipologie, ma le flotte, a differenza di quello che è nella 1212, sono già implementate. Recupero il salvataggio perché adesso non vorrei reclutare una flotta. Sì, funziona, Kyle. E ti dico che se non l'avete sentito prima, all'inizio della live, vi dico anche che nella 1220 è possibile il multiplayer di sole battaglie, ma è possibile anche il multiplayer delle campagne. A differenza della 1212, dove si può fare il multiplayer delle singole battaglie, ma non della campagna di gioco. Allora, torniamo a noi. Credo di avervi fatto vedere le cose che prima Kyle mi avevi chiesto. Nel caso, dimmelo pure che sono dimenticato qualcosa. Allora, facciamo, dopo tutto quegli accordi, facciamo ben 4.122 fiorini a turno e abbiamo da parte 20.100 fiorini. Ottimo. Cominciamo a investire sui nostri insediamenti. Ad Ajaccio abbiamo un problema di squallore. Dunque, Bruschetta, ti dico che alcune fazioni vado un attimo a recuperare il messaggio che mi ha mandato Art Studio, però almeno sono più preciso nella risposta. Scusami se ti faccio attendere un attimo, ma almeno ti rispondo correttamente. Vediamo, allora ci sono
i Khorasmi, la dinastia di Khwarazmian, il califfato degli Almoavidi, il sultanato di Rum, il regno di Aragona, il regno di Serbia, l'impero mongolo che necessitano da parte sua di avere ancora un po' di giorni di lavoro. Saranno rilasciate, almeno scrive, ma a volte poi Arte Studio bisogna vedere se mantiene. Comunque ha scritto che saranno rilasciate il 31 di maggio, quindi a fine mese. Il turno annuale o stagionale, adesso lo andiamo a vedere insieme, Kyle. Adesso lo andiamo a vedere insieme. Quindi ci saranno queste altre fazioni in più. Sì, adesso andiamo anche a vedere chiaramente l'albero delle ricerche, ma figurati bruschetta, ti dico che le fazioni adesso giocabili: Impero Latino, Impero di Nicene, Repubblica di Venezia, Regno di Sicilia, Repubblica di Genova, Regno di Castiglia, Regno di Danimarca, Sacro Romano Impero, Regno di Scozia, d'Inghilterra, di Francia, di Polonia, di Ungheria e di Boemia. Granducato di Lituania, Regno di Gerusalemme, Ordine Teutonico, Principato di Kiev, Repubblica di Novgorod, Principato di Vladimir Suzdal, Sultanato Ayyubide, Califfato Abbaside e le altre non te le dico perché sono quelle che deve finirci di lavorare. Allora, continuiamo e vediamo un po' di accelerare. Allora, qui vado a fare l'edificio per migliorare la sanità, che ci dà anche un po' di crescita in più. Che male qui non fa. L'ordine pubblico è meno 8, ma per il momento non possiamo farci molto. Qui sta aumentando il paganesimo. Boh, chissà, nel 1220 ancora il paganesimo così forte. Vabbè. A Genova abbiamo anche qui dei problemi di ordine pubblico, scusatemi, di sanità e anche un po' di ordine pubblico. Comunque, allora, a Genova abbiamo anche la risorsa speciale da sfruttare, che sarebbe il marmo, quindi andiamo a costruirci questo. E sono pagani a loro insaputa, evidentemente. Siccome a Torino c'è un sacco di edifici che fanno già l'agricoltura, allora io implementerei questa fattoria e la porterei a livello 2. Butterei giù quest'altra fattoria di livello 1 per farci l'edificio per la sanità, visto che a Genova abbiamo un po' di problemi di sanità, e butterei giù questi pascoli per andarci a fare, poi vi faccio vedere un edificio in più. Allora, poi cos'altro avevamo da vedere? Le tecnologie. Le tecnologie sostanzialmente sono l'albero completo di Attila, pari pari come struttura grafica, suddivise come in Attila tra le civiche e le militari, chiaramente riadattate al gioco, alla 1220, ma a differenza della 1212 qui il lavoro è ben sviluppato e ben terminato. Io inizierei come ricerche perché a me di fare macchine, le catapulte, quantomeno per gli assedi delle città fortificate, mi piace tanto. Se seguite la campagna con l'impero di Nicea, sì, e del resto Bruschetta Age of Charlemagne è un DLC di Attila, quindi si rimane su quel filone lì. Quindi direi di arrivare a questa come prime ricerche da fare, quindi prima questa qui che ci dà un meno 2% di costo al reclutamento e quest'altra che ci dà un più 5% di munizioni. Una cosa però ho dimenticato: non costruiamo, scusate, non costruiamo perché abbiamo messo governatore, abbiamo l'editto da fare. Editto che in questo momento io darei crescita e costo di costruzione meno 10% in tutte e due le province. E le costruzioni le facciamo nel turno successivo. Bene, ditemi se mi dimentico qualcosa, ma dovrei aver detto tutto per il momento. Detto ciò, ragazzi, io direi che si va subito in guerra. Si va subito in guerra perché gli editti sono migliori. Adesso te li faccio vedere tutti, Kyle. Anzi, grazie di avermelo fatto notare.
Abbiamo sei editti a disposizione. Questo qua ha effetti proprio sulla costruzione e sulla crescita della provincia. Poi, missione cristiana che ci dà più 4 al cattolicesimo cristiano come influenza religiosa nelle province confinanti, nelle province vicino a quella dove mettiamo l'editto, e un più 2% di velocità di ricerca per gli sviluppi civici. Quest'altro, pane e circo, cioè pane e circensi, più 20 di produzione di cibo, più 4 di ordine pubblico, sviluppi rurali, più 20 di produzione di cibo, più 10 di crescita, allenamento dei soldati, più 2% di velocità di ricerca per le militari, più 1 di esperienza per tutte le unità reclutate in tutte le province. Qui c'è scritto, mi sembra strano. L'ultimo, meno 5% di corruzione della provincia, però influenza e influenza religiosa meno 4 per tutte le religioni non cattoliche cristiane presenti nella provincia. Sono meglio o sono peggio? Per me sono un po' meglio, Kyle. Che per me, esatto, come hai appena scritto te, mi sembrano un po' più utili, un po' più calibrati meglio, ecco. Ma torniamo a noi, torniamo al discorso che si faceva della guerra. Chi attaccare? Io vi confesso, gli ho dato mezz'ora d'occhiata prima, ragazzi, non di più. Anche perché l'ho scaricata tardi e quindi non è che mi sono messo a guardarla troppo. Ci ho dato un'occhiata di mezz'ora, tanto per farvi capire cosa volevo fare qui. Poi come edificio in più a Torino quando avremo smantellato gli allevamenti, volevo fare questo qua, le baracche, perché vedete che ci sbloccano il reclutamento dei lancieri, degli spadaccini, degli arcieri e dei balestrieri. Continuando a livello 2 ci sblocca il reclutamento dei nobili genovesi, dei balestrieri a cavallo, dei berrovieri e dei nobili genovesi appiedati, unità più forti di quelle che abbiamo adesso. A differenza della 1220, almeno per le città minori, perché per il momento per le città maggiori noi non possedendo, non lo possiamo vedere, non c'è la differenza tra città o forte. Perlomeno per gli insediamenti minori non c'è troppo di quella differenza come c'è invece nella 1212. Allora, vi dicevo. Ad Ajaccio noi non abbiamo forze al momento, direi che la conquista dei Cagliari è ben lontana dal farsi, quindi oltretutto poi ci sarebbe le Baleari che sono sotto il regno di Sicilia. Io qui cercherei un po' di controllare la situazione e basta per noi. Mentre la provincia Lombardia è composta da Torino, Genova e Milano, per cui io direi di muovere guerra decisamente a Milano. Andiamo a vedere come è messa Milano diplomaticamente. Non ha alleati militari, non è in guerra con nessuno, ha come alleato difensivo che è anche partner commerciale, e non so come faccio ad averlo come partner commerciale il papato, ma è così perché. Ah, perché a Bologna e Verona. Ah, alla faccia. Ha ben tre città la Lombardia. Ecco perché può commerciare con il papato. Comunque, dicevo, siamo anche noi comunque alleati difensivi con il papato, in più siamo alleati militari con il Romano Impero, per cui direi che ci può stare. Allora, Bruschetta, io sto portando la campagna con la 1212, che è una mod grosso modo analoga sempre per tutta la Burattila, e sto portando quella. Quella di oggi, come idea di farvi un po' vedere l'aggiornamento del lavoro di Arte Studio. Però sappi che, anche perché per questioni anche lavorative e per questioni di altri impegni, mi occupo sul canale Tarfone anche del formato storico vero e proprio che si chiama Incontri di Storia, che
trovi però su YouTube anche le live, o su YouTube o su Twitch. Comunque sappi che domani questa live sarà rimessa sul canale YouTube, sempre con lo stesso nome del canale Tarfone. Se lì qualcuno può scrivere nei commenti che ci volete sopra una campagna, magari ci penso, se riesco a trovare il tempo, tra lavoro, tra altre cose comunque da fare per il canale, il tempo alla fine è sempre quello che è, purtroppo. Però, se la cosa vi può interessare, vi può piacere, ci posso pensare, ecco. Noi siamo grado di forza 30, Lombardia 36, quindi andiamo a dichiarare di guerra. Chiamiamo ad avvisarci tutti gli alleati. Il Papa rifiuta di schierarsi, molto bene. Per il lavoro ti capisco, ah, fantastico il canale, grazie Bruschetta. Quindi noi siamo in guerra contro il Ducato di Lombardia. Non contro il papato, di cui rimaniamo alleati difensivi. Ottimo. Mentre la Lombardia si trova in guerra improvvisamente contro tutti questi e non è più neanche alleato difensivo del papato, ci rimane soltanto in accordo commerciale. Ottimo. Quindi i nostri due eserciti, quello, anche il nome dell'esercito, Vodanats, accidenti. Loro rinominiamo questo esercito. Magari la prossima volta, non perdiamoci tempo. Però lo rinominerei. Allora, attacchiamo Milano. Milano dentro c'è un generale basta. E Milano che ha soltanto due edifici. Una città di livello 2 già. E una chiesa. Ok. E in più come guarnigione ha soltanto due lancieri. Veramente, veramente poca roba. Chissà come mai. No, scusate, ho visto il Milano. Sì, soltanto due lanci. Chissà perché. Boh, vabbè. Comunque. Mettiamo a costruire ariete e due torri d'assedio, leggere. Anche troppo poca. Kyle, scusami, mi sono... Ah, come guarnigione, sì. Sì, siete difficili da guarnigione, sicuramente, secondo me sì. Guardiamo la mappa ridotta, quella un po' di insieme della città, Milano che dovrebbe avere tre vie d'accesso, una, due e tre, poi vedremo da che parte attaccarla, però per il momento dobbiamo aspettare che siamo pronti con le macchine d'assedio. Portiamo anche l'esercito di nostro figlio Adolfo, che tanto contro la Borgogna abbiamo fatto pace da questa parte. Poi non abbiamo altre cose da fare qui. L'idea è che siamo pronti al passaggio del turno. Quindi ricordiamoci che siamo nel 1220. Siamo nella primavera del 1220. Quindi sì, è anche meno di un villaggio, considerando che poi la città sarebbe già a livello 2. Boh. Magari è per via che siamo giusto allo start, la guarnigione si deve come riformare, non lo so. Comunque, secondo me siamo pronti per il passaggio di turno, quindi ricordiamoci 1220 primavera. Vediamo un po' cosa succede. Regno di Sicilia in crociera da Palermo a Napoli. Uè, arriviamo, quando è bello Vesuvio. Repubblica di Pisa ci richiede un'alleanza difensiva, ma cari amici pisani, anche no. Piccola flottiglia alla foce dell'Arno. E vediamo che intanto l'Inghilterra ha una botta di popolarità in Europa che va subito in guerra con Tolosa e con la Boemia. Ma perché con la Boemia? Cavoli, ne frega di andare in guerra contro la Boemia, non lo so, però vabbè, tant'è. Allora, vediamo quello che è il passaggio del turno 1220 estate, quindi praticamente la mod si basa sui 4 turni per anno. Ah, ok, l'avevi già scritto Kyle, l'avevi già notato, perfetto, quindi anche questa informazione ce l'abbiamo. E direi che è una scelta giusta e comoda, sinceramente.
perché ogni turno un anno mi sembra eccessivo. Controlliamo qui la situazione, i due parvoli si sono sposati, d'accordo, Anastasia ha una fedeltà di 5, Bertoldo una fedeltà di 6, Albertina no, non può rafforzare la realtà perché servono 25 punti influenza, direi di aspettare. Andiamo a nominare Amato Gastaldo come Adolfo, Anastasia uguale, e quindi vediamo se riusciamo a dare queste, ad assegnare queste cariche ai tre personaggi. Kyle mi scrive: sì, eccessiva, incasina le meccaniche del ciclo di ricerca, ma più che altro è proprio la durata della vita dei personaggi. Ogni turno un anno, ragazzi, e considerando che i personaggi gli storici muoiono, a differenza di Warhammer, per esempio, dove essendo fantasy non c'è l'età dei personaggi, è un po' diversa la faccenda. Allora, direi che siamo pronti perché le macchine da assedio le avevamo costruite. Considerando l'orario, presumerei che forse vedremo la battaglia e poco più, però prima di fare la battaglia, proprio per questo motivo, poi magari per lasciarci, andiamo un attimo a vedere i nostri insediamenti. Ad Ajaccio la cosa è a meno 9 adesso, per tutto. Questione politica meno 1, tasse, edifici meno 2, differenze religiose che aumentano. Ma qui non avevo annullato la costruzione, perfetto, vabbè, l'editto non è servito. Allora, qui finiamo di buttare giù questa costruzione. Qua aumentiamo i campi a livello 2. Qua ci facciamo la produzione del marmo e qua ci facciamo la struttura per la sanità. Ma arriverà il computer nuovo, giusto, giusto, per provare questa mod bruschetta, però nelle modalità come ti dicevo prima, però bruschetta, perché non so se l'hai sentito cosa raccontavo di Art Studio prima. Nel caso, scrivimelo che te le ripeto. Allora, a livello di costruzioni, direi che abbiamo fatto tutto. Abbiamo un bel po' di soldi da parte e partiamo all'attacco di Milano. Partiamo all'attacco di Milano. Chiaramente ce la combattiamo. Oggi, ragazzi, per non compromettere la stabilità della live, visto che, come dicevo in apertura, per un problema di guasto della linea telefonica fissa che a casa ho da qualche giorno ormai, spero che domani finalmente sarà risolta e quindi la live la sto ostando dal cellulare, oggi non attiverò la gem per non appesantire oltremodo lo streaming. Scusate. Allora, tempo asciutto, possiamo iniziare lo spiegamento delle nostre unità. A me interessa maggiormente la campagna, peraltro sarà secondario, bruschetta. Sì, ricordati che Art Studio però ti concede l'accesso alla mod se lo sostieni economicamente. Devi chiedere la sua amicizia su Steam e lui te la concede soltanto se gli fai delle donazioni. Purtroppo Art Studio è così. Poi successivamente, ma penso che passerà diverso tempo, la rilascerà su Steam. Eh sì, amici a pagamento. Intanto guardiamoci un po' l'insediamento, ragazzi. E qui si vede proprio il lavoro di Art Studio. Vedete come gli edifici sono diversi, come le strutture sono diverse rispetto al gioco base di Attila. Sono fatte molto di più per un insediamento del 1220. 1220. Guardate anche il castello, guardate la cattedrale, veramente, veramente bello. Veramente, veramente bello. Quello che non c'è di aggiornato, ma per riflettere lo sviluppo della città, chiaramente sono le mura. Qui abbiamo mura in legno, praticamente palizzate in legno, grosso modo.
come potete vedere, ma questo perché riflette il livello di sviluppo della città. Quindi questo è una cosa che andava lasciata. Su questo concordo chiaramente con la scelta di Art Studio, però a livello grafico direi molto molto bello. Guardate anche questa torre qua. Notevole, pregevole, direi. In questo il lavoro di Art Studio è sicuramente più sviluppato rispetto al comunque ottimo lavoro che stanno facendo i ragazzi della 1212, sia chiaro. Qui abbiamo anche una statua a rappresentare un qualche personaggio, molto bello. Comunque, andiamo a vedere anche un attimo le nostre unità, dove a che parte abbiamo le nostre unità, così almeno vediamo anche il lavoro grafico sulle unità. Questi sono sì, graficamente un lavoro, ma il buon Tarf si farà rivedere su Warhammer 2, ma da quello che so vuole aspettare l'uscita del DLC per iniziare a giocare con entrambe le fazioni, sia con Grom il Pancione che con il Tarion, quindi Tau Rivres. Questo qua è il nostro console, guardate, il nostro adorno, guardate quanto è bello. Graficamente, ragazzi, anche i cavalieri della Guardia del Corpo col simbolo di Genova. Beh, direi bello. Poi andiamo a vedere questi lancieri. Ah, avrei voglia di attivare la gemma, ma devo resistere. Poi cosa abbiamo? I balestrieri da far vedere, eccoli qua. Balestrieri che qui impugnano, dato che sono addetti a questa torre per il momento, che impugnano mazze o spade. Allora, vabbè. Dunque, i nostri. Noi dobbiamo attaccare. Secondo me, dovremmo attaccare o da qua. Qui c'è una porta. Qui c'è troppe torri. O da qui. O da qui. Attacchiamo da questa parte. Allora, voi qua. Intanto, voi qua. Così intanto. E tu qua così. Allora, i due balestrieri non mi servono sulle torri. E voi, per il momento, direi che venite sulle torri voi invece. Anzi, scusate, prima fatemi spostare quantomeno un ariete qua in direzione della porta. Ok, no, qua. Qua, beh, ce l'hai fatta. Kyle, non ti so rispondere di più, sono d'accordo con te, il 21 mi sembra un po' lontanuccio, magari nel frattempo farà qualcos'altro, però al momento davvero non ti so dire niente in più. Comunque, per chi non l'avesse visto, sul canale YouTube e anche sul canale Twitch potete ritrovare la live che abbiamo fatto anche insieme al grande Stefano 117, che abbiamo parlato della lore di Warhammer 2 legato di Warhammer Fantasy, scusatemi, legato al DLC, e abbiamo parlato un po' delle novità e presentato questo nuovo DLC. Allora, balestrieri qua, che mi fate un bel tiro infuocato, direi. Il nostro Adolfo Adorno, scusatemi, ho confuso. Fatto una bella confusione. Devo dire, togliamo il fuoco automatico, poi aspetteremo rinforzi. Rinforzi che purtroppo arrivano da ben altra zona. Cerchiamo di farli comparire sul terreno di battaglia. Ok, arrivano le due lance. Vediamo se arriva anche il generale. Venite. E di corsa, mentre aspettiamo le due unità,
direi che i balestrieri possono occuparsi delle due torri. Per cui ok, io spero che ci siate ancora, ragazzi. Purtroppo, come vi dicevo, il fatto di avere il problema della connessione fissa a casa, credo che ci sia stato un attimo di interruzione dello streaming. Scusatemi, ma come vi ho detto, ho questo problema attualmente per via di un guasto. Sono costretto a fare la live dal cellulare e ho paura che sul campo di battaglia la cosa si sente. Grazie Kyle, mi dispiace comunque, ragazzi, però purtroppo volevo portarvela a farvela vedere e non avevo altra possibilità. Tanto occupiamoci di queste torri. Andiamo un po' in cinematica a vedere le unità, sperando che non ci crolli la connessione. Sto un po' rischiando. Bellissimo quello che abbiamo appena visto, no? Freccia dalla torre che ha ucciso quel balestriere lì, ma perché i nostri balestrieri non tirano? Ci mettono un sacco a tirare i nostri balestrieri. Finalmente partono un po' di raffiche. Su. Perché la loro torri sembrano un po' imprecise nel tiro, per nostra fortuna. Sì, insomma, un po' di kill ce le fanno, però, insomma. Tanto vediamo laggiù sullo sfondo. Sono più lenti dei fucilieri. Sì. Tanto vediamo laggiù in fondo le torri d'assedio e l'ariete pronti a fare la loro parte quando sarà il momento. Fatemi un attimo controllare a che punto siamo del livello di danni. 28 e 33 e ancora abbiamo bisogno di tirare molto sulle torri avversarie mentre un balestriere è già decisamente ben colpito. Purtroppo 42, 38. Torniamo in cinematica. Speriamo di riuscire a incendiare le torri il prima possibile. Molto bello l'aspetto anche del sangue. Abbiamo preso proprio questo balestriere che addirittura prende fuoco e miseramente ci lascia così. Muore carbonizzato. Sentite le urla dei nostri balestrieri che sono condannati a in questa azione a fare questa operazione di danneggiare, distruggere le loro torri. Scusate, per l'appunto arrivano anche telefonate a cercare di compromettere ancora di più lo stream, no? Chiaramente. Tanto la torre di qua è arrivata al 66%, questa di qua al 51%, su forza che questi balestrieri sono già diventati 75 su 120. Dai, 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 su, forza. Dai, tirate ragazzi, tirate, veloci. Tanto si stanno muovendo anche le unità di rinforzo. 51, lunghissima qui la faccenda. 66, andiamo, tirate, caricate queste balestre. Dovete fare un allenamento intensivo, ragazzi, sulla ricarica delle balestre voi. 75, 83, dai, qui siamo a 57. Torniamo in cinematica, vediamo. Sono arrivate anche le forze dell'altro generale, quelli sullo sfondo sono i suoi cavalieri. Ci sono le due lance della guarnigione di Milano.
mi dite ragazzi se la vedete ancora la live, se è ancora in piedi. Io seguendola anche dal tablet, sì. Bruschetta, nel caso provo a refresciare la pagina. Perché scusatemi, perché come vi dicevo sto usando da cellulare e non da linea fissa, che in questi giorni c'è un guasto sulla linea, però vi volevo portare la mod a farvela vedere e non potevo fare diversamente, mi scuso ancora una volta con tutti quanti voi. Qui siamo al 99% di danni da fuoco, su che un'altra scarica che si incendia quella torre, dai. Così andiamo a aiutare quest'altra su quest'altra torre. Andiamo a scoccare. Ce la diamo questa mossa? Tu? Che dovevamo aspettare? Andiamo? Madonna, ma che sono delle lumache. Di là stanno morendo tantissimi. Vogliamo tirare su questa torre o no? Oh, via. 100% dovrebbe incendiarsi. Ok, molto bene. Allora tirate su questa. Ok, sta prendendo fuoco. La vediamo in cinematica. Mentre questi balestrieri si spostano più avanti per tirare sull'altra torre. Ok, balestre cariche e scoccate. Questa torre qua ormai è pressoché distrutta. Qui ci siamo quasi. Finiamo di sistemare anche quella torre lì. Questi balestrieri sono rimasti in 46 eroici, ma hanno attirato tantissimo fuoco. La prima torre è distrutta. Certo, la capacità di ricarica rate of fire è di 11, è tantissimo. Può incrementarsi con l'esperienza, e quindi di esperienza ne dovremmo fare tantissima per avere un rate di fire accettabile. 98, 99, su. Voi a questo punto mi mettete il tiro standard, tanto la torre incendiata, venite indietro. Anche voi passate al tiro standard. Vi allontanate di corsa, aspettiamo che la torre bruci in modo che non possa più spaccare altre frecce. Ok, quindi cominciamo a spostare in avanti un po' di unità. Allora, prima torre d'assedio, possiamo utilizzarne soltanto una, ragazzi. Tanto comincio ad avvicinarti. Quindi questi lancieri qua non ci servono sulla torre, perché tanto ne possiamo utilizzare una sola. Lancieri qua, altri lancieri qua. Il nostro adorno, scusatemi, ma ancora non mi è entrato in mente, rischio di confondermi con un altro che iniziava per A, come ho fatto prima, quindi sono andato di nuovo a leggere. Tu vieni qua. A questo punto voi, dato che non ci sono più le torri, vi avvicinate di nuovo e in tiro standard, direi, fatemi un attimo controllare, sono lance medie, allora mettetemi il tiro pesante, cominciate a tirare su queste lance qua, perché sono quelle, anche se sono medie. Vabbè, tanto cominciate a tirare su queste lance qua. E vediamo un po' se il tiro delle nostre balestre ha efficacia. Direi di sì, ma poi scompaiono alla nostra vista quelle unità accidentaccio. Per cui allora tirate su questi. Magari vi piazzate anche un po' meglio, guarda. Avanzate ancora un po'. E tirate qua. Tirate su questi che hanno alzato gli scudi a protezione. Torniamo in cinematica per vedere quantomeno il prossimo tiro. Lo sapete ragazzi che i miei assedi sono lenti nella preparazione,
Però il sottoscritto cerca di vincere le battaglie cercando di avere il meno perdite possibili. Per cui cerco di sempre di bilanciare questo aspetto, perché le battaglie nel Total War è chiaramente fondamentale vincerle, ma è molto importante anche cercare di come dire, di vincere con il minor numero di perdite possibili. Scusate, ma io voglio provare una cosa, ma qua solo le posso schierare. Sì, che le posso schierare. Ma che meraviglia! Venite qua su. Intanto ho aumentato anche la velocità di gioco, penso che vi siate accorti, proprio per velocizzare questa fase. E da qua vedete tutto. Ma che meraviglia, guardate come li sfrondiamo. Guardate come li sfrondiamo proprio. Su. Mamma mia, li abbiamo già tolto quasi 60 soldati a questa unità qua, eh. Su, do. Dai. Tirate ancora. Però peccato che adesso i balestri abbiano finito le munizioni. Peccato che non me ne sono reso conto prima di questa cosa. Eravamo in una posizione meravigliosa. Quindi mandiamo avanti la torre a seguire gli altri lancieri. Avvicinamo anche un po' le due cavallerie, che dovranno occuparsi di rompere presumibilmente il portone, ma stando attenti a non caricare frontalmente queste lance. Allora, andiamo qui in cinematica sperando che regga tutto, ma vediamo se arriviamo ad aprire la torre d'assedio e a sbarcare sulle loro mura. Ah, scusatemi, cioè è il caso di rimettere la velocità normale. Le lance anche voi salite su. Magari una lancia qua, guarda. Magari una lancia qua. Le altre due su. E torniamo in cinema. Milanesi che hanno degli scudi stranissimi, eh. Questa cosa qui ad Art Studio l'ho fatto vedere. Sembrano degli africani. Sembrano degli Zulu. Guardate quegli scudi. Ditemi se sbaglio, ma non essere milanesi etiopi o qualcosa del genere. Comunque, si muovono anche questi lancieri qua. Ottimo per noi. Ottimo per noi, quindi mandiamo la cavalleria di Edolfo a rompere il portale. Spostiamo questa lancia qui. E vediamo Adolfo anche lui in cinematica con i suoi cavalieri che se la stanno prendendo comoda per andare verso il portale, perché dicono: ma noi cavalieri dobbiamo occuparci di rompere il portone. Noi nobili dobbiamo abbastarci a questo meschino lavoro. E non la plebaglia. Sono Zulu milanesi. Bravo Kai, concordo. Sono della parte bassa di Milano, tipo Rogoredo. Stiamo attaccando Milano proprio dal sud, o dal Rogoredo si vede. Tanto vediamo che i nostri cavalieri prendono, sembra, a pugni il portone, più che a spadate o a qualcos'altro, ma tanto le nostre lance, bello questo scorcio, con queste lance che escono dalla torre d'assedio e si precipitano sulle mura avversarie. E se permettete vi faccio anche uno screenshot. E secondo me ci sta. Scusate, recuperiamo. Andiamo a vedere come evolve la battaglia qui sulle mura. Mamma mia, che accozzaglia. Portone che
al 60% dei danni. Ok, portiamo anche adorno nelle vicinanze della porta. 70%, dai, su. Andiamo. A questo punto direi che voi aspettate a salire, entrerete dal portone, ma dopo. Portone che è all'83%. Ciao sacerdote, scusami, ho visto con qualche secondo di un minutino direi di ritardo il tuo messaggio. Stiamo provando su Total War Attila la mod 1220, da non confondersi con la 1212. E oggi è uscita la versione 3, l'implementazione nuova, altre fazioni giocabile, visto che voi siete appassionati soprattutto di quello riguarda il comparto multiplayer, ed è, no, questa è la 1220, non è la 1212. E anche qui sono disponibili le battaglie per il multiplayer, a differenza della 1212 nel caso è disponibile anche la in multiplayer la campagna. Allora mettiamo le nostre cavallerie in formazione e carichiamo alle spalle i loro lancieri e vediamoci in cinematica. Una carica che parte abbastanza rilento. Comunque sì, rimane pur sempre molto valido anche il lavoro fatto della 1212. Tanto questi milanesi sono proprio anche neri. Cioè, qui c'è Art Studio che ha confuso bellamente Milano con gli Zulu. Io sarei curioso di sentire cosa ne pensa l'amico Loris, che molti di voi conoscono, il dictator Lorenz del Clan Legio Italica, cosa ne pensa di questo caos qua. Torniamo indietro con le cavallerie, così almeno rifacciamo un'altra bella carichetta. Milano è multietnica, sì. Allora, questa lancia qui intanto ci va a distruggere questa barricata. Attenzione perché ci sono queste torri qua giù che ci stanno tirando contro. Magari si scopre che somalo milanese. Eh sì, chi lo sa. Ordiniamo una nuova carica. Questa qui la seguiamo così normalmente, non dalla cinematica. Vediamo che dovrebbero cominciare veramente a bunkare. Ma adesso questi sono rimasti in 24. Questi sono in 30. Andiamo. 12. Torniamo indietro nuovamente con le cavallerie. Queste lance stanno entrando dentro Milan. Mila Zululand. Che ne dite? Ritiriamo indietro le cavallerie e rilanciamo le incariche su questi ultimi 13 che sono rimasti. Li lanciamo contro anche il malus al morale, così almeno dovremmo del tutto sfiancarli. Purtroppo non c'è tanto spazio di manovra per la nostra cavalleria quassù. Tanto guardiamo questo combattimento tra il tipico milanese del sud di Rogoredo e un nostro genovese. Tu ragazzi, quanto ci vuole? Ci è rimasto 6 lancetti. Su, andiamo. Vale 6, li possiamo anche lasciare laggiù, tanto ormai hanno finito anche le munizioni, non ci servono più. Ok, abbiamo fatto fuori quella lancia, cavalleria qua, lance in muro di lance qua, perché avremo a che fare con il tiro delle torri. Cosa ci rimane? Lassù c'è il Ardashir, che è
magari il governatore, non so se è tre, anche il nome per un milanese, Ardashir. Andiamo a vedere un po' questi cavalieri. Beh, i cavalieri sono corretti, lo stemma, oddio, c'è uno stemma di Venezia qua, eh. Insomma. Ardashir, che sembrerebbe il re milanese, anche il nome è un po' così, però lo scudo e il simbolo di Milano è corretto sulla maggior parte comunque dei cavalieri, tranne questo qui portabandiera, che oltretutto fa proprio lo stemma della Serenissima, la bandiera della Serenissima, scusatemi. Vabbè, un po' di magagne che Art Studio deve ancora finire di rivedere. Allora, mettiamo anche te in mura, in muro di lance, e avanziamo con le nostre lance a finire, a terminare Ardashir. Aumenta la velocità di gioco, ragazzi. Ciao sacerdote, buona serata a te e grazie di essere comunque passato. Allora, vediamo un po'. Ok, portandoci più su, usciamo dal problema del tiro delle torri, direi. Per cui non perderei troppo tempo, cominciamo a mandare la prima lancia contro, prepariamo le altre subito dietro. Sì, però Lore, c'è un problema, scusate, metto avanti una pausa, è arrivato Lorenzo in chat, ve lo fa di vedere che intanto i milanesi, i lancieri erano con gli scudi tipo Zulu e di pelle nera. In più, guarda questo portabandiera, che cos'ha? Ha la Repubblica di Venezia. È l'unico cavaliere sbagliato, però anche da sull'armatura indossa questo qua è il re, ma il re è corretto, diciamo, non ha nessuna stemma in particolare, ma anche sopra la corazza c'è il simbolo di Venezia. E forse l'abbiamo visto, ecco, l'abbiamo visto anche al re. No, scusate, non è il re, è appunto il portabandiera. Un po' strano. E non si sa neanche perché si chiama Ardashir. Sono delle cose che evidentemente ancora Art Studio deve un po' finire di mettere a posto. Voi venite qua. Tu. Cercate di passare. Andata di dietro, voi uguale cercate di passare, e voi uguale cercate di passare, voi venite di qua, su, andiamo che li finiamo. Voi piazzatevi qua, voi cominciate ad attaccare, voi qua, voi siete pronti, attaccate anche voi, ok, si tratta soltanto di aspettare, scusate, ve lo faccio vedere a velocità aumentata, ma tanto c'è ben poco in più da fare. Non porto le due cavallerie perché ho quattro lancieri, esatto, disfatta. Terminiamo la battaglia. E con questo, ragazzi, sono già le 6:40. Fondamentalmente siamo a posto. 220 perdite subite, fondamentalmente direi un balestriere e una lancia, ma insomma è un conteggio che ci fa piacere. È un buon risultato comunque, anche se loro avevano poche unità, ma comunque le torri si fanno sempre sentire, ragazzi.
Ciao Romeo J23, non sono io che stavo portando la campagna con i nani, quello è il Tarfone in persona, io sono il vecchio bastardo. Non ti so rispondere perché ancora non ho capito se la continua o aspetta l'uscita del nuovo DLC di Warhammer per portarvi sia la partita giocata con Grom, sia la partita giocata con Eltarion. È al massimo la porta con gli elfi è meravigliosa. Dai. Voglio vedere il Tarfone che gioca gli elfi. Però l'ha detto. Staremo a vedere. Però magari nel frattempo Romeo, fin da qui fino all'uscita del DLC, magari potrebbe anche continuare la partita con i nani. Anche se si è messa decisamente poco bene. Allora, ci prendiamo Milano, direi. Razzia no, saccheggia, occupa no, c'è troppo problema di ordine pubblico. Saccheggiare e basta, 1489 fiorini, siamo pieni di fiorini, occupiamo e basta. Sì, Kyle, io non credo resti fermo, però al momento vi dico quello che so da parte del Tarfone. Non ho, come dire, notizie in più in merito. Allora, qui dobbiamo reclutare. Quante unità possiamo reclutare? Una, due, tre, quattro. Tre unità a turno. Io farei tre spade. Fai in tempo comunque a fare una mezza campagna. Mezza campagna, Kyle, è troppo. Secondo me dovrebbe, se vuole rifare in anima. Credo che dovrebbe riniziarli perché quella partita lì, secondo me, si è messa piuttosto male. Per come è rimasto. Allora, io farei una lancia di milizia e due spade di milizia, direi. Il resto dobbiamo aspettare che recuperino. Comunque, qualcosa di divertente ci viene, sì, insomma, divertente fino a un certo punto, se vuoi. Allora, davanti a noi vediamo Verona. Con questo esercito qui direi di tornare a Genova. Sì, poi fa lui, ovviamente. Magari seguite il canale YouTube che magari gli dirò di scrivere qualcosa sulla pagina della community, in modo da aggiornarvi un po' rispetto a quello che vuol fare. Allora, qui non recluterei niente in più perché bisognerebbe continuare a fare guerra veloce ai milanesi, approfittando del fatto che magari loro sono un po' presi dalla sprovvista da questa guerra che gli abbiamo lanciato contro e prima del fatto che arrivi magari dalla Baviera qualcuno che ci venga ad occupare Verona. Quindi direi che qui sarebbe da fare questo turno di reclutamento, un po' di replenishment per questa unità, ma poi puntare verso Verona di cui non conosciamo la guarnigione. Comunque, Adorno ci fa anche il livello, Adorno a cui diamo. Appunterei questa abilità qua, più 1 di zelo, ma anche un più 3 di attacco corpo a corpo. E io darei un punto di cunning per risparmiare un po' qualcosina di costi di mantenimento dell'esercito, ma anche per aumentare la difesa corpo a corpo dell'unità del comandante. Allora, ultima cosa per oggi, quantomeno. Andiamo a vedere Milano. Milano che avevamo già visto, che è un castello di livello 2, lo ripariamo, come ripariamo la chiesa. Vediamo un po', no, a differenza da 1212, anche per insediamenti maggiori non c'è una differenziazione tra insediamento urbano, cittadino o insediamento militare, quindi fortificazione.
quindi è soltanto uno sviluppo verticale monodirezionale, non c'è quella differenza lì, e poi la chiesa o invece c'ha doppio sviluppo come era già prima, da questa parte ci costa soldi, manutenzione, ma aumenta ordine pubblico e influenza alla religione. Comunque le difese di base sono insufficienti, ma del resto anche nella 1212, Kyle. Ora magari qui non so se è perché abbiamo fatto guerra all'inizio. Andiamo a controllare una cosa adesso e poi ti dico. L'ermitage invece prevede la possibilità di reclutare, di sbloccare il reclutamento per determinate unità. Mentre questo ci abilita il prete e ci dà più ordine pubblico e influenza religiosa. Questo ci aumenta anche la sanità e comunque ci abilita anche il prete. Interessante, interessante. Forse un ermitage. Dovremmo un po' sistemare l'ordine pubblico, magari non so. Adesso andiamo a vedere appunto Kyle, per finire un attimo invece, come sono messi i nostri insediamenti come guarnigioni. Per esempio, Genova. Vedi, sta un po' rimpolpando la guarnigione, però abbiamo tre lance seppur di milizia, tre spade seppur di milizia e un balestriere, oltre a queste due navi, visto che siamo sul mare. Quindi come vedi la guarnigione si sta rimpolpando a Torino. Uguale, meno che a Genova, ma perché Torino è di livello 1 rispetto a Genova che invece è di livello 2. A Milano, vedi che la guarnigione pian piano sarebbe migliorata. Vedi, tre milizie, tre spade, forse perché Milano l'abbiamo attaccata Regno Conquart di Danimarca. Vabbè, so perché qui dobbiamo avere un danese. Milano è un melting pot. Veneziani, etiopi, zulù e danesi. Vabbè, che è una città, una metropoli, Milano. Non so, nel 1220 tutta questa commistione di popoli mi sembra un po' eccessiva. So voi cosa ne pensate? Allora, vabbè, è un danese sudamericano. Vabbè, sudafricano. Magari. Allora, io per oggi staccherei qua. Spero, decisamente scrive ai Berri Lorenzo. Boh, vabbè. Io per oggi staccherei qua. Stile Artun Nero, sì. Stile Artun Nero. Ti invito Lorenzo a recuperare la live, a rivedere quando abbiamo attaccato Milano, che abbiamo visto le lance che erano delle lance Zulu. Ciao Lorenzo, allora per chiudere vi dico che domani ritroverete questa live su YouTube. Se volete scrivete dei commenti, se volete comunque che anche questa diventi una serie, che magari provo durante l'arco della settimana a farci un episodio su questo, un episodio sulla 1212 continuando con l'Impero Bizantino, perché quella lì davvero non la vorrei lasciare. E niente. Vi ringrazio, come sempre è stato un vero piacere. Grazie a Bruschetta, grazie a Romeo, grazie a Kyle, grazie a Lorenzo. E ci rivediamo al prossimo episodio. E scusatemi ancora di quel piccolo, meno male, piccolo problema a livello di tempo della live. Ciao a tutti, buona serata.